Eccolo qua, 10 anni fa accadeva esattamente questo. Campioni d'Italia, la Roma di Franco Sensi. La vogliamo ricordare con chi gli è stata vicino sempre, nei momenti di gioia, nei momenti di preoccupazione. Colei che praticamente ne è stata alter ego. Maria Sensi, buongiorno. Buongiorno, come sta? Bene, 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 è un piacere grande sentirla, un piacere grande. C'è Fa con noi. piacere anche a me. C'è con noi un'altra persona, a voi cara, Roberto Renga, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Marcello, buongiorno signora, come sta? Beh, abbastanza bene, insomma, un po' dei problemi, però speriamo che si superino presto. L'importante è che non siano di natura sanitaria, No, 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 no. La cosa mi rimane Speriamo benissimo. bene. Allora, Cosa ti cara. Ecco. ricordi di 10 anni fa? Io Di quel di 10 anni giorno. fa ho ricordi meravigliosi ma anche tanta ansia perché vedevo Franco talmente emozionato che pensavo che la pressione gli esplodesse. Era di una stanchezza la sera incredibile. Mi ricordo che il mister voleva festeggiare la sera ma lui non era in condizioni. Come è arrivato a casa aveva, pensi, la cravatta, mi ricordo che l'ho strizzata dal sudore. Era una giornata, forse oggi è calda anche oggi, ma quella giornata me la ricordo caldissima. Però la preparazione per andare allo stadio, le sue È la preoccupazioni. mattina, allora ci racconti la mattinata prima di andare allo stadio. A che ora vi siete Niente, svegliati? I quelle giornali? sono tutte cose che la barba fatta in una certa maniera, vestito, tanto a parte glielo sceglievo io. Ma mangiare quello che era l'ultima volta che aveva vinto la squadra, mangiava, era il periodo della coda, la vaccinara, pure che era caldo, che non è un Che piatto bello. estivo. Senta, la cravatta che colore? Che cravatta, se lo No, ricorda? sempre giallorossa, quello Giallorossa. non c'era, non c'era problema. Poteva portare un vestito, star male il blu e magari era blu con il rosso e il giallo, però lui pure che aveva il vestito marrone, coso, non la Giallorosso sta bene metteva con quella tutto, di cravatta. guarda. Sente, poi Allora, signora ancora. Sensi, io Sì. invece voglio andare su un altro argomento. Dunque, io ricordo che nel mentre che si festeggiava e che la felicità proprio inondava Roma, c'era un problema no, è sbagliato, c'era poi da pagare ai giocatori il premio scudetto, no, signora Maria? Sì. E era un qualcosa di molto importante perché, voglio dire, eravamo nell'ordine dei miliardi, No, ma giusto? guardi che lo scudetto alle società Sì. non dà un reddito, perché Raccoglie tutti i soldi dei tutto premi. quello che si incassa in fondo viene No, diviso è soprattutto quello dai dico io. giocatori. No, io mi ricordo che ebbi tra le tante conversazioni col presidente, in una delle ultime lui mi disse: sì, ma amici, guarda che poi qui non è, qui ci sarà da affrontare poi problemi. No, ripeto, l'enorme sborso relativo al premio Sì, ai a giocatori. tutti, Esatto, esatto, esatto. compresi anche giustamente anche ai fisioterapisti, tutti quelli che facevano parte della grande della squadra, Della società della e fu società. una somma importante, Eh no, beh signora sì, io ho Maria, detto no? che tutto il premio che si prendeva era sì e no sufficiente per pagare i premi. Ma quello per lui non era un problema, era talmente felice che non pensava in quel momento al problema finanziario. Però si parlò tanto del problema finanziario perché sembra che in quell'anno cominciarono le difficoltà amministrative e finanziarie del presidente. Beh, Sì, perché avevamo preso tanti di quei giocatori e pagando, e poi logicamente i giocatori, il momento che si vince lo scudetto, vengono subito a chiedere l'aumento degli ingaggi, ma insomma queste sono cose che si sanno, insomma, in tutte le società, anche penso l'Inter, guardi l'Inter che sta succedendo adesso. Ma è vero che il presidente si prese cappello quando vinse lo scudetto la Lazio, si incazzò di brutto, chiamò Baldini e gli disse: prendi quello che serve, l'anno prossimo lo scudetto lo vinciamo noi? No, così, cioè, ma lui già ce l'aveva in mente da tempo. Poi quel giorno che ha vinto lo scudetto la Lazio per noi era una giornata meravigliosa perché il giorno che ha vinto lo scudetto
La Lazio a noi ha sposato la seconda figlia, perciò pensi un po' quale altre gioie ci avevamo noi, perciò non è che stavamo a pensare allo scudetto della Lazio. Certo, però insomma fu una bella spinta per il presidente. Lui già ce l'aveva in mente. No, l'unica cosa che forse mio marito ha sbagliato è entrare in borsa, l'unica cosa che forse ha sbagliato. Perché, signora Maria? Per un'organizzazione, è un'organizzazione la borsa che fa stare tranquille le società perché è super controllato tutto, e siccome mio marito ha sempre tenuto a tenere i conti a posto, vede che noi in fondo su qualsiasi cosa non siamo mai come, a parte non era il fatto della borsa, sempre mio marito ha voluto sempre le cose in ordine, come dopo mia figlia uguale. Non si fa niente se non è tutto regolare. Maestro Renga. Sì, no, stavo pensando che mentre si sposava la secondogenita, io mi prendo anch'io delle responsabilità, perché feci un pezzo rivolto proprio a Franco Sensi e il giorno dopo ci parlai, non uno ma 11 battistuta per risollevare l'orgoglio del popolo romanista, quindi un po' mi sento anche colpevole anch'io, però mi alleggerisce la posizione la signora quando dice che comunque il presidente ci aveva già pensato. Sì, no, lui voleva vincere, non è che... Sì, è stata una spinta maggiore, ma lui già ci pensava da parecchio vincere lo scudetto. Ma se voi pensate, per quello che ha speso quando è entrato alla Roma, sì, quello che ha speso, quello che ha trovato, i giocatori che ha comprato, poi giustamente la routine, qualcosa ha sbagliato, ha dovuto pagare la routine dei primi anni. Certo, l'esperienza. Però insomma non è che... Signora, anche i Trigori è cambiata da quando è entrato Franco Sensi, da quando è entrato lei? A me fa ridere quando sento certe persone che ci stanno le ceneri, alcuni giornalisti che dicono che io vorrei farvi una visita a Trigoria, che cos'è, e si è sentito quello che ha detto Rise, il nuovo allenatore, quello che ha detto Sabatini, sì. Voi non potete immaginare quanto è bella Trigoria. Ma io ci sono andato recentemente. Che ha comprato oltre mio marito dal Conte Marini di Attina altri campi su in alto che si possono fare, ha raddoppiato gli alberghi, ha fatto tutto un ingrandimento enorme. Signore, è vero che non c'erano le posate? Questa no, fa c'erano. Parte della legge, è vero quindi? È vero, ha comprato tutto. Ha cioè, dovuto ricomprare non c'erano tutto. Le posate? Che fine avevano fatto? Non so se faceva non so che tipo di lavoro, io adesso non faceva il catering, faceva il catering. Sono cose che no, però è bene. Io poi a Trigoria, vede, adesso si dice pure, mi si prende in giro perché ho fatto il libro, perché andavo a fare il sugo a Sora Maria, andava a fare il sugo ai giocatori, cosa che io, lei, il dottor Renga sa benissimo. Io a Trigoria sono andata solo quando c'era la messa il sabato, che andavamo a messa e per gli grandi eventi. Io poi a Trigoria io non ci ho messo le piede. Ma scusi signora Maria, ma anche fosse... Mi è stato rimproverato con un libro di cucina. Ma questi sono dei peracontari che girano qua. Ma anche fosse, no? Dov'è il disdoro? Cioè, anche avesse fatto il sugo per i giocatori, una cortesia. Ma è sempre per svilire. Cattiva luce della famiglia Sensi. Sì, ma tanto la maggioranza della tifoseria giallorossa vi ama e vi porterà sempre nel cuore. Io dico solo una cosa. Sì. Io voglio che noi siamo usciti, però l'unica cosa mia gioia è vedere la Roma vincere, perché io sarò una delle prime tifose e sarò sempre, e lo sarà sempre. All'Olimpico, sì. Perché a me nessuno mi potrà togliere l'amore per la Roma. Senta, come a me, a tutta la famiglia. A tutta la famiglia. Voglio fare un passo indietro a quegli anni, perché voglio far ricordare a chi ci sta ascoltando questa grande figura di questo grandissimo uomo, importantissimo insieme a Dino Viola per la storia della Roma. Allora,
Franco Sensi per la Roma spende una valanga di soldi, li spende nel mentre che con il suo business, il core business, che poi era quello del petrolio, ma non inteso come Franco Sensi non era un petroliere, aveva i silos di deposito della benzina e poi dopo aveva l'egemonia da tutto il centro e sud Italia. A un certo punto che cosa accade, signora Maria, con Gioia Tauro e con Civitavecchia? Che cosa accade? Accade che mette una valanga di soldi per riammodernare Gioia Tauro. Non c'entra niente, perché ci sono tutte altre cose che sono successe, perché mio marito voleva trasformare l'isola che aveva fatto a gas, insomma, adesso lasciamo perdere, perché se no mi viene amarezza. Non è per quello che erano i suoi programmi e come è andata a finire, lasciamo stare. Perché è stato vittima il presidente Franco Sensi di tutta una serie di situazioni, è stato vittima economicamente parlando. Ancora lo devo capire. Comunque, adesso pensiamo, godiamoci questa giornata dei 10 anni dalla vittoria dello scudetto. È una giornata, mi sembra di vedere, una giornata calda come quel giorno. Sì. Sì. Ecco, cosa ricorda, signora, lei in particolare? Un gol di quel giorno, l'invasione dei tifosi, no, una frase particolare di suo marito? No, la preoccupazione di Franco, che aveva paura che davano la squalifica della partita dalla perdita a tavolino per l'invasione di campo dei giocatori, dei tifosi. Lui era terrorizzato. Se lo ricorda Capello, non si che stava godendo la vittoria per la paura che succedesse qualcosa. Capello poi frullava. Capello che si arrabbiava. Sì, sì, sì. E lui aveva la preoccupazione, l'aveva fatto dire pure dallo speaker, ma non c'era niente da fare per tenerlo calmo. Purtroppo lui la viveva passionalmente, incredibilmente, ma l'abbiamo sempre vissuta così, anche prima, insomma, la Roma. Nel periodo che l'abbiamo tenuta, ancora insomma, si soffre ancora di più. Qual è, signora, il ricordo più bello della presidenza di suo marito? Se deve un'immagine, dico. Io se lo ricordo quando al derby urlò. Io penso al derby, Franco, quando si alzò e a quella è stata gol. La giornata più bella della sua vita. Al Circo Massimo, sì? Quella là. Parliamo della parte sportiva, ovvio, sempre certo. Parlando della parte sportiva. Certo. Penso che quella sia stata la giornata più bella della sua vita. Che le disse? Che le diceva lei? Franco, bastava guardarlo negli occhi per vedere le emozioni. Lo stato d'animo, lei non ha bisogno parlasse. Sì, no, mi ricordo che per lui è stata una felicità indescrivibile. Io penso che dopo l'amore per la famiglia, quella è stata la giornata più bella. Poi mentre la signora parla, no, andiamo al ricordo nostro, poi no, andiamo a quello che abbiamo vissuto in quel giorno contemporaneamente. Va bene, signora Maria, allora intanto grazie. Niente, buona giornata a voi, e mi dispiace che io la vostra radio da qui, forse sono le... sto vicino al Vaticano, non riesco mai a ascoltarvi. Ancora qualche giorno e poi ci sentirà molto 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 bene, signora Maria, tranquillamente. Vabbè. Grazie a lei, un forte abbraccio. Buona forte giornata e auguri a tutti i tifosi, perché oggi è la festa di tutti i tifosi della Roma. Grazie. Auguri in particolare a lei. Grazie. Un abbraccio buona forte giornata. Alla grazie. Signora Maria Sensi. È fatta ormai, aspettavamo solo il gol di Gabriel, è fatta, finalmente, 3-0 Marcello, campioni d'Italia, è fatta ormai, è il terzo gol di Panizzura, stavolta è fatta veramente, Gabriel, campione.